Peter Mayer, presidente di Südtirol Bank, oggi a Milano per la convention con i promotori finanziari della rete. Presidente, come mai avete organizzato questo evento oggi? Come nasce questa convention? Sì, questa convention si concentra innanzitutto sulla novità e sulla nuova piattaforma che oggi verrà presentata ai manager e ai promotori della rete di Südtirol Bank, la quale permette un'assistenza alla nostra clientela una volta sviluppata senza un supporto cartaceo. E quindi quali sono i temi chiave oggi? Sì, il tema chiave è di presentare la parte tecnica ai promotori finanziari e poi anche, diciamo, i vari passaggi, perché questo non è possibile realizzabile da un giorno all'altro, ma va fatto a passi, cioè significa una parte verrà realizzata durante nel mese di luglio, un'altra parte nel mese di agosto, in modo tale che per l'autunno il promotore finanziario potrà operare senza carta. Significa che il promotore, cioè far sottoscrivere sulla modulistica direttamente su un supporto tecnico, su una specie di e-paid. Quindi la tecnologia, e in conseguenza di questo si può dire che la sua banca, come altre nel settore, si sta preparando a dare l'addio alla carta, tra virgolette. Sì, certamente la strada è proprio questa, sarà la strada di tutto il settore bancario di riorganizzazione e di maggiore efficienza. Questo certamente permette, evitano anche certi errori materiali nella compilazione, nella trasmissione dei documenti, e vengono ridotti al minimo anche i rischi dell'operato dei promotori finanziari. Significa il promotore finanziario che per normativa è tenuto a tenere la documentazione, una volta avviato tutta questa nuova operatività, la documentazione sarà archiviata per il promotore finanziario presso la banca. E l'agenda per il secondo semestre dell'anno, cos'altro prevede? Sì, noi andremo avanti sulla nostra, cerchiamo di integrare tutto il comparto assicurativo su questo nuovo supporto tecnologico, in modo tale che con un semplice computer il promotore è in grado di fare tutta l'operatività di assistenza, di consulenza alla sua clientela. Noi saremmo concentrati per la seconda parte della metà di sviluppare e di portare a termine tutte queste novità e certamente di sviluppare il più possibile la rete e le masse della banca. Un'ultima domanda, il primo semestre come si è concluso per la banca che lei presiede? Ma il primo semestre noi abbiamo ancora alcune cose da risolvere dovute al passato. In termini economici sarà un semestre ancora non positivo in termini economici, ma conto con la seconda metà dell'anno, come succede quasi normalmente in tutte le banche di questo settore, andremo a fare un risultato positivo, pur sostenendo tutto lo sviluppo, perché non bisogna dimenticare che l'investimento economico non è, è abbastanza sostanzioso, soprattutto in questo settore della nuova tecnologia. Grazie per il tempo che ci ha concesso. Sì, grazie a lei.